delle procedure sono state avviate, però le procedure si sono concluse ad agosto dell'anno scorso e ancora ad oggi, siccome la procedura è molto lunga perché prevede un passaggio in prefettura e un passaggio alla questura, molti immigrati non hanno ancora avuto materialmente il permesso di soggiorno, quindi risultano che hanno avviato la procedura di regolarizzazione, quindi diciamo, non sono espellibili. Però sono dei fantasmi perché nel frattempo non hanno né assistenza sanitaria né gli altri diritti che hanno tutti i cittadini e tutti i lavoratori in generale. Quindi noi oggi abbiamo chiesto alla prefetto, abbiamo parlato con il capo di gabinetto, un'accelerazione diciamo, dello sbrigo di queste procedure. Una volta che tu hai dichiarato che hai un lavoro fisso, hai diritto al permesso di soggiorno, punto. Invece hanno voluto burocratizzare al massimo proprio perché per restringere il numero delle persone da regolarizzare. Non possono prendere una casa in affitto, quindi sono costrette molto spesso, soprattutto le signore. Non hanno tutte le garanzie comunque per fare una vita dignitosa. Esattamente, perché molte badanti fanno 24 ore. Chi potrebbe, chi vuole affittare una casa, se non ha un permesso di soggiorno, un documento, il padrone in genere non ti fitta la casa. È preannunciato un'altra manifestazione il giorno 29, che sarà nazionale in tutte le prefetture d'Italia. Abbiamo preannunciato che per il giorno 29 noi vorremmo che almeno la prefettura di Bari prenda dei provvedimenti, delle posizioni pubbliche. Voi pensate se un giorno vanno via tutte le badanti, tutti gli anziani dovrebbero essere assistiti dallo Stato, crollerebbe un sistema.